Cari amici di Telebari, bentornati a tempi supplementari versione sanremese. Non ci sono fiori, ma c'è Vittorio Nacci e c'è Silvio del gruppo Io Sempre Voglia, Sanremo 2012. Che bella chiacchierata con Morandi. Che bella chiacchierata Grandissimo con Gianni, Morandi. grandissimo. Capellone, capellone nonostante l'età Morandi. Capelloni noi che Sì, sembriamo forse anche noi veramente... ancora per No, poco. riccioli d'oro, riccioli d'oro. Io ho sempre Di detto, devi togliere il cappello. petrolio. A proposito di capelli, a proposito di... Sanremo, cos'è che dobbiamo dire? Adesso voi siete Abbiamo Juventini, Silvio è Girone. Juventinissimo e abbiamo un calciatore che ha sempre sfoggiato una chioma bellissima perché ha la Morgan, tra virgolette, bianca, silver. Non a caso in Inghilterra era chiamato Silver Silver Fox. Fox. Silvio, che è un suo ammiratore, lo Penna presenta bianca in lui. Esatto. Italia, penna bianca in Italia. Chi è Silvio? Il signor Fabrizio Ravanelli. Ravanelli. Ciao Fabrizio, benvenuto. Ciao, Fabrizio, grazie. io ho due Ciao. ultra qui. Come devo fare? Ho due ultra che si ricordano a memoria tutti i tuoi gol. Ah, bene, mi fa molto piacere, mi fa molto piacere. E Silvio, che fra un po' ti fa io, ha già pronto una sfilza di domande. È un po' il nostro oggi Nando Martellini, è già pronto con le domande. Ma parto io con la prima di domanda. La tematica è naturalmente Sanremo di questa puntata, ma volevamo regalare un po' di juventinità a questi 15 minuti di tempi supplementari. Fabrizio, questo Sanremo si è concluso con dei giovani che hanno trionfato, anche se non sono arrivati primi, Eh ma sì. hanno veramente conquistato il palco. Tu quest'anno hai seguito Sanremo? C'è una canzone che ti è piaciuta prima di andare al tema calcistico? Guarda, io purtroppo non riesco a seguirli perché la sera sono impegnato, ero impegnato con dei corsi di aggiornamento per quanto riguarda il mio lavoro e non ho potuto seguire con continuità Sanremo. Però noi sappiamo che ti piace Esatto, tantissimo Pino Daniele. lo Almeno dallo scherzo a parte. scherzo di scherzi a parte, si è visto Sì, ma questo. era un altro periodo quello lì, E mi onestamente. ricordo Però quando mi piace sempre. Fabrizio, mi ricordo ancora che c'era Di Livio che cercava di fermarti in quello scherzo, scherzi a parte, e tu che riuscivi sì. a divincolarti. Sì, Come da una mi serve. marcatura, come da una marcatura. E a proposito di marcature, il gol più bello di Fabrizio Ravanelli è quello, o forse il più importante, è quello nella finale di Champions League, l'1-1 con il gol quasi dal fallo laterale. Io penso di sì, penso che sia un gol importante, ma allo stesso tempo forse importantissimo, non solo per me, ma per la storia juventina. E poi credo che sia anche un gol molto difficile da fare. Era in una posizione molto defilata. Io ho creduto in quella palla, è andato tutto bene, sono riuscito a fare questo gol che ci aveva momentaneamente portato in vantaggio. E quindi è anche il solo gol che è stato fatto in Coppa Campione in una finale della Juventus e quindi mi riempie di orgoglio, sono molto felice e niente, quindi speriamo che la Juventus possa tornare il prima possibile a giocarsi una finale di Champions League e magari anche a vincerla. Fabrizio, che cosa ne pensi di questa nuova Juve di Conte? Penso che sia una Juve con un grandissimo carattere, ma soprattutto con una grande voglia di vincere, di poter ottenere dei risultati che magari all'inizio della stagione potevano essere inaspettati. Quindi credo che ci sia grande spirito, grande umiltà, che rispecchia anche magari il proprio allenatore. Credo che Antonio abbia dato una grande mentalità a questo gruppo e si vede in campo, perché al di là delle qualità tecniche, magari ci potrebbero essere anche delle squadre più forti, però la squadra E in ci questo sono. momento a livello mentale e caratteriale è molto più forte delle altre. Fabrizio, stiamo vedendo un tuo video recente di una partita con i vari tifosi ed ex giocatori juventini. Tu sei con il tuo classico numero 11 che io eredito quando gioco a pallone. Lo voglio sempre l'11 di Fabrizio Ravanelli. Ma vediamo un fisico straordinario nonostante, diciamo, il tempo vada avanti. Hai un consiglio per il nostro Vittorio? Cosa possiamo Invece fare? Che invece è il modello Cristiano Lucarelli, ecco, se sì, vogliamo dare un no, beh, esempio. più che altro pratica il sumo. No, il sumo. Piace Altro molto il Maradona. ciclismo e palestra. Mi dedico 3 o 4 volte alla settimana a degli allenamenti abbastanza duri in bicicletta, facendo magari dai 100 ai 120 km al giorno.
e poi mi diletto anche nella mia passione, che è sempre la palestra, per tonificare allo stesso tempo il mio fisico. Mi piace fare sport e quindi sono molto esigente con me stesso, e quindi richiedo sempre il massimo impegno da me stesso per poter magari cercare di avere sempre un buon fisico, non solo per discorso estetico, ma per un discorso di competizione, di sport. Mi piace la competizione, mi è sempre piaciuta, e anche a 43 anni mi continua a piacere. Poi, tra l'altro, ci sono alcuni ex giocatori, magari anche molto importanti come te, mi viene in mente Nicola Berti, mi viene in mente Michel Platini, che dopo aver appeso le scarpette al chiodo inforcano coltello, forchetta e cucchiaio e mangiano. Sembrano come Depardieu, non so se l'hai visto recentemente Nicola Berti, Fabrizio. Sì, Sembra l'ho un po' visto, l'ho visto. Depardieu, è vero? C'è questa tendenza a lasciarsi andare, però. Ma lì dipende molto dal carattere, dalla personalità, dalla voglia di sacrificarsi anche dopo magari 20 o 30 anni di professionismo. Quindi ogni persona ha il proprio desiderio. A me piace rimanere magro, mi piace curare il mio fisico, e quindi allo stesso tempo mi piace fare sacrifici anche a livello di sport. È uno che Cioè, a me piacciono gli sport di fatica, sembra un po' assurdo, però mi piacciono questi sport, e quindi sono molto, molto esigente anche, come dicevo prima, con me stesso, per poter avere anche un fisico presentabile. Fabrizio, io avevo una tua figurina di te giovanissimo ed avevi già i capelli bianchi. Quando hai spuntato il primo capello bianco? Ma è spuntato da giovanissimo, avevo intorno ai 10 anni, poi dopo, da qualche capello bianco, man mano che crescevo, sono sempre diventati di più, e poi quando ho avuto l'età di 14-15 anni, in pratica i capelli bianchi hanno iniziato, non dico a superare di quelli neri, ma con il tempo che Posso passava diventavano chiederti sempre più se Conte bianchi. era invidioso di te? Conte, Antonio ha avuto sempre un rapporto di grandissimo amore sviscerato con i capelli, e quando li perdeva si arrabbiava, e quindi Non dirci nulla, non dirci come nulla. Silvio. Adesso però l'ha Infatti. risolto il problema, e va bene. È un taglio perenne. Ma al di là di questo, Fabrizio, io so anche, ed è una cosa molto, molto carina, l'ho sentito in una tua intervista, e se non sbaglio me l'hai detto anche in passato. Se non sbaglio, i capelli bianchi sono una caratteristica della tua famiglia, giusto? È una eredità Sì, piacevole anche di tuo papà. mio povero papà aveva i capelli bianchi anche lui, e sua sorella, che sarebbe mia zia, era lo stesso, e quindi in E i tuoi pratica figli ho hanno preso ripreso da da te? loro. Fabrizio, i tuoi figli hanno Mio preso da te? zio, qualcuno ha già qualche capello bianco, Grande. qualcuno ha già qualche capello bianco. Ho 3 figli maschi, sono due assomigliano un po' più a mia moglie e uno un po' più a me. Lei ha vinto sotto questo punto di vista Nessuno delle dei tuoi somiglianze. figli suona, gli piace la musica? Gli abbiamo già trovato un Piacciono a posto, siccome tutti, siamo gli in piacciono a Italia. tutti, no, piacciono a tutti, soprattutto il piccolino conosce tutta la musica. La mattina si mette lì davanti alla televisione ad ascoltare tutte le trasmissioni dove si ascolta musica, e quindi le conosce tutte. Il grande è uguale, grande appassionato di musica. Poi Fabrizio, siccome siamo in Italia, se tuo figlio un giorno vuole intraprendere una carriera da musicista o da cantante, beh, Vittorio e Silvio sicuramente nel loro gruppo. Tra l'altro ti invito ad ascoltarli perché hanno uno stile molto, molto Io posso particolare. soltanto dire soltanto una cosa, che parlando quando mi hai chiamato, io voglio essere onesto, non ho sentita la loro canzone, Ma però questo è mia un momento moglie mi ha bellissimo di detto, televisione? no, mia No, moglie mi ha scherzo. detto che onestamente avrebbero meritato di vincere Oh, perché erano i più bravi, ma non per un grazie. discorso perché sono qua in contatto con loro, ma mi ha detto che sono veramente molto molto bravi, e che in pratica moralmente hanno vinto loro perché erano veramente molto molto bravi. Io poi mi assumo la responsabilità di quello che dico, tanto Morandi ha chiuso e non mi può più querelare, ed è una battuta. È naturale, Fabrizio, che in determinati ambienti, come possono essere quelli musicali, quando metti il televoto e c'è un giovane che ha partecipato ad un reality televisivo sul canto, è facile che le stesse persone che lo hanno votato lo rivotino in una competizione così importante, altrimenti non si spiegherebbe la vittoria,
da anni a Sanremo di ragazzi che hanno partecipato a dei talent show. Non so se i miei amici Silvio e Vittorio sono d'accordo, ma sì. È un po' così o no? Sì, sì, è un po' così. C'è un po' questa, questo strascico, hai vinto da una parte, ti hanno votato, allora il telespettatore Il problema poi è la credibilità, perché tu poi rimani quello di X Factor o quello di Amici, capito? E scrollarti da dosso, Carone ce la sta facendo, però scrollarti di dosso l'immagine di quello che è andato al reality non è facilissimo. È difficile. Quindi di voi quindi... si dirà, io ho sempre voglia quelli di tempi supplementari almeno... a Telepari. Si sa che è così, Fabrizio, sono quelle cose, insomma... Bisogna passarci su. Fabrizio, un'altra domanda. In questa Juve è difficile trovare un tuo clone, perché sei sempre stato un calciatore lestissimo in area di rigore. I rigori di Fabrizio Ravanelli si riconoscono da lontano, erano delle bombe assurde, un tiro pazzesco, ma anche grande corsa. Alla lontana il tuo gioco lo riesci a fare a tuo modo di vedere Vucinic?